Noi siamo pronti per raccontarvi questa sera quello che accadrà tra le strade di Bari con il corteo storico. Quest'anno, vi ricordo, la regia è stata affidata a Raffaello Fusaro. Intanto, nei giorni scorsi, la nostra Chiara Curci è andata tra le botteghe della Città Vecchia per raccontarci come vivono proprio gli artigiani queste giornate di festa per Bari. Tanto amore e devozione, tanto è vero che ci sono anche artigiani che realizzano souvenir dedicati proprio al santo patrono. Buongiorno, buongiorno Biagio, grazie per aver aperto le porte della tua bottega, per averci accolto nel tuo mondo, questo mondo bellissimo dove si respira proprio il profumo dell'artigianato. Ecco, tu ti stai preparando per la festa di San Nicola, per queste tre giornate, per accogliere turisti ma anche i baresi che vivono del culto di San Nicola. Come stanno andando questi giorni di preparazione? Quest'anno vedo ancora di più le preparazioni, c'è più folklore, quindi ci prepariamo anche noi per la 19ª mostra di San Nicola, che come vedete sul tavolo ci sono San Nicola in tutti i tipi di materiali, quindi l'accoglienza ai turisti la facciamo anche noi quest'anno, anche per vedere tutti i nostri manufatti che facciamo per la bella esposizione di Bari. Quali sono le novità di quest'anno? Allora, la novità abbiamo deciso con l'associazione, con tutti i nostri soci fondatori, di associare l'angelo a San Nicola, quindi portiamo una novità, non lasciamolo da solo magari. Insieme abbiamo messo l'angelo, magari una diversità va sempre bene. E l'innovazione è sempre delle nostre idee per il nostro territorio, per San Nicola. Noi diciamo che non deve essere solo una volta l'anno quei tre giorni, ma bisogna viverlo tutto l'anno, San Nicola. Tutto l'anno, tutti i giorni, perché abbiamo San Nicola, abbiamo veramente una cosa importante. Allora, noi vedremo, tu ci farai anche vedere come si realizza l'angelo, però prima volevo fare un piccolo viaggio nella tua bottega per scoprire tutto quello che tu realizzi. Ecco, partiamo proprio da qui, da questo altarino dove vediamo la figura di San Nicola in tutta la sua bellezza. Ricordiamo che tutte queste cose sono realizzate in maniera artigianale. Raccontacele meglio tu. Ogni artista, da Nicola Capriati, da Pino Potenzieri Paci, da Toni Matera, da Tommaso Capriati, ogni artista e Sabina Pedone crea con i suoi materiali San Nicola. Come infatti questo altarino molto bello, abbiamo delle icone molto particolari, delle statue tutte decorate a mano, abbiamo la bottiglia di San Nicola in pietra, ne abbiamo tante, quindi di tutti i colori. Tutto quello. Quali sono i materiali che vengono utilizzati? Noi usiamo la pietra, c'è il maestro Potenzieri usa la pietra, Nicola usa la terracotta, Nicola Capriati, Toni usa la bottiglia, anche Tommaso, io il biodegradabile, quindi vado sul naturale. Ormai io sono passato al biodegradabile assolutamente. Questa è una cosa che sono fiero e voglio trasmettere anche agli altri. E anche perché si veicola così un messaggio proprio sul rispetto dell'ambiente, quindi è anche importante per questo. Assolutamente, il rispetto dell'ambiente, dobbiamo rispettarla di più l'ambiente, viverci di più, raccogliere e creare. Vediamo anche quest'altra bellissima opera.
ce la vuoi descrivere, questo San Nicola grande? In ferro, lui ricicla molto ferro, quindi dal ferro riesce, è pazzesco quello che fa, il maestro conosciuto a livello nazionale, quindi ecco dal ferro. La catena della bicicletta, la serratura, insomma ricicla tutto e riesce a creare questi San Nicola che sono veramente meravigliosi. Quanto tempo ci vuole per realizzare queste opere? Il tempo, noi più tempo ci stiamo sulle opere meglio è, perché ci rilassiamo pure e vogliamo anche che gli altri si rilassano nelle creazioni, perché veramente in questi periodi ne abbiamo bisogno tutti di creare. Ecco perché l'associazione vuole creare questi laboratori a cielo aperto, che lo faremo anche di San Nicola. Quando è nata l'associazione? Raccontaci un po' la storia. Beh, nasce nel 2006 la prima edizione, nella Sala Murat, quindi quando ho iniziato, devo ringraziare tutti i partecipanti, quando ho iniziato che a Bari non c'era una mostra di presepe o una mostra di San Nicola, oggi vantiamo 20 edizioni dei presepi e 19 edizioni della mostra di San Nicola, fatta tutto col cuore, col territorio. Colgo l'occasione di ringraziare chi ci sostiene, gli sponsor, e ringraziamo anche il comune che ci dà delle location. E anche i cittadini che in fondo ti hanno seguito e hanno decretato questo successo. Sempre, non solo i cittadini, ma vengono veramente da tutta l'Italia, vengono a trovarci, sono in tanti. Siamo orgogliosi di andare avanti e adesso vogliamo anche passare nelle province di Bari, dare più territorio, più visibilità e portare qualche turista, iniziando da Capurso. Con al centro sempre la figura di San Nicola, ovviamente. Sempre la figura di San Nicola, però se si va a Capurso c'è la Madonna del Pozzo, che non è male, quindi stiamo preparando... Dedicata anche a lei. Stiamo preparando dei souvenir di Capurso, della Madonna del Pozzo. Quali sono i souvenir più richiesti dai turisti che vengono qui a visitarti? È sempre quello di San Nicola, sempre quello di San Nicola, i più richiesti. E poi ci richiedono anche delle icone, ci richiedono dei laboratori, perché è bello quando viene un turista e si accomoda e si siede con un maestro d'arte e insieme creano il San Nicola, è molto più bello. Siamo con l'artigiano Nicola Capriati, che per noi sta continuando a realizzare questo San Nicola. Ecco, ma cosa sta facendo nel dettaglio? Allora, questo San Nicola è il materiale in terracotta e viene decorato tutto, diciamo, la struttura, il vestito, le crocette, il bastone, il libro, e tutto quanto viene tutto creato a mano da me. Allora, questa statua qua di San Nicola è praticamente, si riesce a fare un po' particolare, molto particolare, che si assomiglia molto alla statua di San Nicola che c'è nella basilica. Troviamo nella basilica. Quanto tempo va via per realizzare per esempio questo prototipo? Se ne vanno una settimana. Quindi ogni opera, ricordiamo, qua dentro è realizzata assolutamente a mano? A mano, tutta la roba che sta qui dentro, ciò che vediamo, è tutto realizzato a mano. And I feel your heart so close to mine. Ed ecco Biagio, adesso ci spiegherai la realizzazione, come avviene la realizzazione dell'angelo. Parliamo subito dei materiali. Allora, i materiali sono tutti raccolti dalla campagna, abbiamo il tronco di ulivo, abbiamo il riccio di campagna, la foglia di fico e queste foglie grandi che vengono modificate mentre si essiccano, quindi riesco a modellarli nell'essiccazione. Quindi vi faccio subito la costruzione di questo San Nicola, che è facilissimo. Quindi mettiamo le ali, ecco qua, non utilizziamo le colli, perché tutto si deve smontare e rimontare, così anche a casa uno al trasporto se lo può portare e a casa riesce a creare l'angelo, che quest'anno, ripeto, l'associazione ha voluto associare insieme a San Nicola, quindi non lasciamolo solo il San Nicola.
diamo messaggio di pace. Messaggio di pace, un angelo insieme che veramente la pace nel mondo e che finalmente si chiudono questi cannoni, i carri armati, queste guerre e questa fame. Veramente ne se ne può più. In questo momento in effetti ci vuole questo messaggio, quindi speriamo che attraverso la figura di San Nicola possa diffondersi proprio questo messaggio e poi attraverso anche l'angelo. È bellissimo quindi che continua questa ricerca del materiale naturale che tu fai sempre appunto nelle tue opere. Sì, sì, nel passare degli anni ci sono voluti tanti anni, quindi sono passato alla plastica, poi ho illuminato la plastica e poi pian piano sono passato al biodegradabile, quindi materiale che non si autodistrugge, il biodegradabile da solo non ha bisogno di nessuna pattumiera, e quindi creare dal nulla, dal niente, dalla raccolta, costo zero, chilometro zero, non usiamo colli, questa è una cosa bella che vogliamo trasmettere sempre con i laboratori quest'anno. Ecco, perché tu fai anche in effetti dei laboratori, ma come nasce la tua passione per l'artigianato? Ce l'ho sempre avuta la passione dell'artigianato, sono stato un combattente per l'artigianato nella città vecchia, quindi ci sto riuscendo, come ho promesso nella mostra dei presepi che faremo diventare Bari un laboratorio a cielo aperto, ci stiamo riuscendo. Chi sono stati i tuoi maestri? Io stesso. Quindi un autodidatta, tu osservando sei riuscito poi a fare tutto. Ho copiato qualcosa dalla maestra Maria Pierno, che ho il piacere di salutare, ma io sono nato proprio perché ho preso da mia madre, artista mia madre, che con la lana riusciva a fare un po' di tutto, e di là mi ha trasmesso questa cosa che sto portando avanti, e voglio anche che gli altri si associano a noi per diventare in tanti e creare tanti tanti laboratori, anche in casa, come una volta. Bisogna tenere in casa un piccolo laboratorio, che quando c'è un momento di difficoltà uno ci si mette vicino e ti dimentichi di tutto. Allora, questa barca è stata creata, diciamo, mi è venuta l'idea della barca di San Nicola. Ho creato tutta questa barca, contemporaneamente ci ho fatto la cupola di San Nicola e ci ho messo San Nicola dentro per dare l'esempio proprio della barca di San Nicola. Del peschereccio che appunto poi trasporterà la statua di San Nicola, che poi la sera dell'8 maggio viene poi invece portata in Piazza del Ferrarese, quindi un momento davvero importantissimo della festa. Ma dietro tutto questo lavoro che obiettivo c'è? L'obiettivo dell'associazione è di creare meglio il territorio e dare tanta ospitalità e tanti laboratori per chi ci viene a trovare. Quindi noi lo facciamo perché per noi è un hobby, non è un lavoro. Lo facciamo con il cuore per il proprio territorio. Se ognuno facesse la sua parte, Bari sarebbe ancora di più. Questa bottega parla del culto di San Nicola, ma io voglio chiederti cosa ti lega al santo? Tantissimo, perché una ventina d'anni fa sono andato giù in Basilica di San Nicola, mi sono ginocchiato, ho chiesto a San Nicola mi ha ascoltato, quindi mi ha dato quello che io ho chiesto, quindi invito a tutti ad andarci a chiedere, perché San Nicola risponde, a me ha risposto. E ascolta. Ecco, ma di tutta la festa di San Nicola, qual è il momento a cui sei più legato, che comunque ti piace di più? Il momento più bello è la caravella. È il momento emozionante, con tutti gli sbandieratori, con tutti i timpanisti, con tutte le scene che loro creano. È un momento molto, molto, molto emozionante, molto bello. Hai mai partecipato come figurante? No, mai partecipato no, ma voglio, più in là, diciamo, l'associazione si farà avanti anche per organizzare l'evento di San Nicola. E allora buona festa di San Nicola. Grazie e a tutti.